E siamo all'emergenza coronavirus nella nostra regione, in vista del confronto delle regioni italiane con i ministri uscenti della salute per gli affari regionali ed autonomie. Roberto Speranza e Francesco Boccia si è riunito stamani a Pescara il comitato tecnico-scientifico regionale per analizzare tra l'altro anche i dati sull'andamento dei contagi da Covid. In Abruzzo abbiamo in diretta la collega Gigliola Edmondo. Buon pomeriggio, Gigliola. Buon pomeriggio a te Fabio e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rete 8 e Rete 8.it con Andrea Berardinelli. Ci troviamo a Pescara e siamo, come potete vedere dalle immagini, davanti al pronto soccorso dell'ospedale civile, perché questa mattina, ed è ancora in corso, la riunione del Comitato Tecnico Scientifico. Dovevamo avere accanto a noi il dottor Alberto Albani, che è il referente regionale per le emergenze ed è anche direttore del Dipartimento Urgenza della ASL di Pescara. E vi dicevo, la riunione è ancora in corso via telematica, quindi in remoto, e quindi poi nel pomeriggio vi aggiorneremo su cosa è accaduto. E nel pomeriggio alle 14:30, quindi tra poco, si riunirà anche la conferenza Stato-Regioni e sarà il governatore Marco Marsiglio a confrontarsi con i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia e con gli altri rappresentanti delle regioni italiane. E al centro di questa riunione straordinaria c'è la situazione, la questione che riguarda la fase 2 delle vaccinazioni anti-Covid. Per quanto riguarda il nostro territorio, ci sono 63 contagi registrati in provincia di Pescara ieri nel capoluogo e anche nel capoluogo adriatico. Insomma, sono aumentati i contagi soprattutto in questa ultima settimana, negli ultimi 7 giorni, infatti 1.036 contagi con una media di 148 nuovi positivi al giorno. E al Covid Hospital di Pescara sono stati inaugurati altri 20 posti letto, ma al pronto soccorso arrivano tanti pazienti positivi. Avremmo voluto chiedere al dottor Albani come stanno fronteggiando questa emergenza, ma vedremo poi se riusciremo a intervistarlo tra poco o nel primo pomeriggio. E quindi se non hai domande, io direi che potremo aggiornarci poi nel corso della edizione delle 19:30 e fornire anche gli ultimi dati del report che quotidianamente viene diffuso dalla Regione, dall'Assessorato regionale alla Salute, sui nuovi contagi che riguardano l'Abruzzo.